completate le operazioni di sbarco dei 28 naufraghi arrivati a bordo della Life Support di Emergency a Ravenna. Sono famiglie scappate dalla Siria e dalla Libia. 9 i bambini, il più piccolo di 6 anni. La persona più anziana salvata dall'equipaggio invece è stata una signora di 70 anni. Il salvataggio è arrivato quando le condizioni fisiche dell'imbarcazione sulla quale viaggiava il gruppo si stavano facendo critiche in un punto di mare lontanissimo da qualsiasi costa, con il motore ormai fuori uso. Dopo il salvataggio, inutile la richiesta di un approdo più vicino rispetto a Ravenna da parte di Emergency. Noi stavamo andando in zona SAR nelle acque internazionali davanti alla Libia il 20 e nel pomeriggio abbiamo sentito diverse chiamate di soccorso. Ci siamo diretti verso l'area in cui pensavamo fosse appunto la barca in difficoltà. Abbiamo fatto ricerche tutta la notte ma non si è riusciti a trovare niente. Poi la mattina un aereo di Frontex che ha iniziato a pattugliare l'area ci ha dato le nuove coordinate e ci siamo diretti verso il caso. Abbiamo dovuto navigare altri 6-7 ore perché si era spostato e l'abbiamo trovati nel pomeriggio del 21. Erano partiti 48 ore prima da Misurata, perciò avevano fatto circa 150 miglia nautiche e gli si era rotto il motore ed erano da circa 2 ore alla deriva. Stavano finendo i viveri, acqua, perciò erano in condizioni abbastanza precarie e anche l'imbarcazione in cui erano, i tubolari del gommone si stavano sgonfiando. Abbiamo messo in acqua i nostri gommoni, abbiamo effettuato le operazioni di salvataggio e verso le 7 di sera avevamo completato l'operazione. Tra le persone che abbiamo salvato c'erano 28 naufraghi, 9 bambini e 9 donne, tutti provenienti dalla Siria e dalla Libia. E tra di loro una signora anziana di oltre 70 anni e appunto diversi bambini. Avevano diverse ustioni perché erano stati sotto il sole, un po' anche della miscela di benzina, acqua e di mare. Tutti ci hanno raccontato di storie abbastanza drammatiche vissute in Libia. Soprattutto un ragazzo non ha parlato quasi per tutto il viaggio, era diciamo abbastanza stressato, con evidenti stress post-traumatico, stress da disordine. La storia diciamo bella del viaggio invece è una coppia di siriani che erano diciamo in luna di miele perché si sono sposati, hanno raccolto i soldi del regalo di nozze e li hanno usati per intraprendere questo viaggio e per fortuna li abbiamo trovati e siamo riusciti a portarli qua. Erano da 48 ore in mare, quindi già parecchio provati, disidratati, avevamo anche una signora anziana, 9 bambini, per cui erano già al limite diciamo della loro sopportazione. Una volta arrivati a bordo, quanto tempo hanno impiegato per rimettersi un po' in sesto? Ma in questi casi, quando salgono a bordo, c'è momenti di euforia perché si capiscono che sono in salvo. Poi, indubbiamente, il lungo viaggio a cui sono stati sottoposti, abbiamo avuto anche mare con onde oltre i 2 metri, quindi è stato impegnativo, sono stati male loro, anche noi dell'equipaggio non sempre bene perché il mare era veramente molto impegnativo. Il viaggio lungo, comunque, alla fine, diciamo che le condizioni erano discrete. Bambini invece come stavano? Bambini stavano bene, i bambini recuperano subito, erano gioiosi, felici, hanno cominciato a giocare, gli si è aperto il sorriso non appena sono arrivati in nave, devo dire erano terrorizzati quando li abbiamo trovati in mare, ma dopo i bambini diciamo che recuperano in fretta. Quando però gli abbiamo comunicato che saremmo arrivati in Italia a Ravenna hanno fatto diciamo una grande festa. Ieri abbiamo organizzato una piccola festa di nozze per i 2 sposini e oggi quando hanno visto che ci stavamo avvicinando alla costa diciamo gli occhi sono iniziati a assumere un profilo di felicità molto più alto. Per noi il momento diciamo dello sbarco è quello che culmina un po' l'impegno, la fatica, anche la sofferenza e lo stress, e vederli scendere ci riempie il cuore. Poi speriamo che l'Italia riesca a cogliere nel modo migliore.